Si tratta di essere molto laici e anche considerare il cursus honorum delle persone coinvolte. Questo libro dà conto anche delle vicende giudiziarie e di detenzione di Moretti e Morucci. Io mi sento molto serena perché nessuno dei presenti è particolarmente forcaiolo, non lo è neanche Barbacetto Bronciacchi se scrive per il fatto. Qui non si tratta di essere contro i permessi, eccetera, eccetera, no? Il fatto che alcune persone ottengano una libertà vigilata. La cosa interessante sono le tempistiche, cioè che cosa le vicende, l'iter giudiziario e carcerario di Moretti e Morucci, le loro vicende, messe in relazione con la tempistica delle loro dichiarazioni, rivelazioni e collaborazioni più o meno con la magistratura. Quindi, al posto della verità, le parti collaborano attivamente perché si consolidi una ricostruzione di questa vicenda che ha le caratteristiche di essere ampiamente lacunosa e in alcuni punti falsa. E questo libro mostra che cosa fa vedere, per esempio, che talune cose sono false perché sono state già smentite da documenti acquisiti, da perizie, eccetera. La cosa molto inquietante è che, Flaminio lo dice esplicitamente, questa verità ufficiale fa comodo a tutti. Fa comodo a quelli che erano al vertice delle Brigate Rosse ai tempi del sequestro e fa comodo agli ex leader della Democrazia Cristiana che gestivano il potere in quel momento, nonché ai vertici degli apparati di sicurezza che all'epoca Flaminio si era occupato del Patto Atlantico, erano tutti infiltrati dalla Loggia Massonica P2. Altra cosa che viene sempre, come dire, dimenticata da Sasta e da queste persone, la cosa, che è la domanda che io già comincio a porgere a Sergio Flaminio per dopo e quando arriva Barbacetto gliela ripropongo, Andreotti è morto, Cossiga è morto, Moretti e Morucci insomma fanno la loro vita. Perché il patto di omertà tiene ancora? Perché viene istituita la commissione Moro adesso? Chi si muove e come si sta muovendo? Questa è una domanda di enorme interesse politico attuale, perché come ha detto Miguel Gotore, come dice il sottotitolo del suo libro sul memoriale, permette di ragionare sull'anatomia del potere italiano. Te la lascio qui. Comunque, questa ricostruzione omissiva e a tratti falsa ha delle caratteristiche particolari che matchano molto bene, matchano è bruttissimo in inglese, combaciano molto bene con quelle che sono effettivamente le lacune perturbanti sul caso Moro. Cito alcuni dei pilastri della verità ufficiale che è stata consegnata all'opinione pubblica. Diritto a Moro, strage di Via Fani, i 55 giorni sono stati ideati, gestiti ed eseguiti solo ed esclusivamente dalle Brigate Rosse. Le Brigate Rosse non godettero di alcuna complicità esterna, non vi furono compiacenze e complicità dentro lo Stato durante la gestione dei 55 giorni, non vi fu una trattativa occulta. Quest'ultimo tema merita una parola, molti ricercatori hanno ormai, se ne parla anche in questo patto di omertà, ma se ne sono occupati in parecchi, ormai è venuto fuori anche dalla commissione stragi, quelle carte del memoriale Moro che non compaiono, ormai appare pressoché indubitabile.